Ebbene sì, ho fatto danni perché sono andata di nuovo da Elnos. E ovviamente l'appuntamento con Primark e Madonna, sti occhiali e H&M non poteva mancare. Allora, di H&M al momento non trovo lo scontrino, però ricordo di aver pagato sui 100 euro. Poco più, insomma. Da Primark, anche se lo scontrino è lunghissimo, sono stata bravissima perché ti ricordo che le volte scorse superavo i 200, comunque ero lì. Questa volta ne ho spesi meno di 160, ma ho portato a casa due belle borsone. Allora, cominciamo con H&M e comincio con la cosa più carina che mio figlio potesse comprare. Questa balena. Guarda se non è bella. Non è bella. Allora, sai che io ho fatto una box italiana che appunto ha come simbolo la balena e quando l'ho vista e ho visto Leo che la prendeva, mi sono detta brava, brava mamma. Oh, c'ho anche lo smalto in tinta. Mamma, quante cose. Vabbè, comunque questa fantastica balena peluche l'ho pagata 4,99 perché sì, Leo gli ha già tolto lo. Altra cosa carinissima che ho preso e che quando poi l'ho visto aperto mi sono detta: ma perché cazzarola hai speso 20 euro per questa cosa qua? Non lo so, non me lo so spiegare. Però poi, meditandoci stanotte, ho pensato: potrei sempre usarla al posto delle coperte da picnic. Quindi, quando vado al parco o comunque in posti dove devo sdraiare qualcosa in terra per mangiarci sopra, questa, visto che è. Cioè, i picnic si sa, si fanno comunque d'estate o in primavera. Dimmi se questo fantastico asciugamano, a mo' di anguria, che è tondo, cioè è proprio una fetta tonda di anguria, non si vedrà mai, lo so, però è una fetta tonda di anguria, è bellissimo. Quindi 20 euro così. Altra cosa che ho preso con le balene è un altro asciugamano, ovvero questo, che mi piace assai. Troppo, troppo, troppo bello. Questo sinceramente speravo di trovare lo scontrino per dirti quanto l'ho pagato, ma non so che fine abbia fatto, quindi non lo so. Poi ho preso una maglietta tipo felpa a 10 euro, sempre di H&M, così. Blu, che non si vedrà mai che è blu perché c'è il sole e quindi, però sì, dai, adesso si vede che è blu. Quindi questa. Ne ho presa un'altra uguale grigia, sempre a 10 euro, 9,99 per l'esattezza. Poi ho preso maglietta. Questa, io, perché fanno questi laccetti che poi devo tirare via? Vabbè, anche questa a 10 euro, troppo carina. Un'altra maglietta tipo felpa, così, sempre ovviamente a 10 euro. Una maglietta sempre a 10 euro, ma va di moda i 10 euro? Dai, ce n'è, vabbè, questo. Poi ho preso elastici, e tre cappellini a Leo, che però lui quel porco due li ha già tirati via, ma adesso vado a recuperare a 7,99. Uno è questo di Spider-Man e adesso vado a recuperare. Nick, eccomi. Sì, ho sotto i jeans perché non avevo voglia di cambiarmi. Qui Topolino, questo è bellissimo, il mio preferito. E poi vabbè, lui ha voluto il Ninjago. Il Lego Ninjago, tutti con questa fantastica visiera piatta che ai miei tempi era da sfigato, invece adesso è il top, e con questo enorme bollone che guai a toglierlo. Passiamo ora a Primark, ovvero l'amore della mia vita. Due borse ho preso da Primark, ma veramente tanta roba. Allora, ovviamente i miei soliti reggiseni a 10 euro, perché sì. Questi non mancano mai. Poi, siccome sono arrivata a 40 anni e ho pensato di fare un po' la moglie sexy, ok? Stavo cercando, ecco qua.
ho pensato di prendere dei perizomi e ovviamente ho preso questi di Topolino, che sono così, così e così. Ho preso anche questi, sempre perché voglio essere sexy, di Stitch, così, così e ovviamente così. Cioè, e sono perizomi, ok? Poi ovviamente ho ripreso le mutande di Harry Potter, perché si sa. E poi c'erano queste di Homer, cioè tu dimmi se queste potevo lasciargliele. Cioè, sono fantastiche. Poi ho preso, andiamo a random, questa maglietta Leo. Ah, scusa, non ti ho detto, le mutande di Homer 3 euro. Harry Potter 4 e i due perizomi 4, che poi sono tre perizomi, una mutanda di Homer e le due di Harry Potter. Maglietta di Leo a 2 euro. Bellissima. Maglietta per me a 3 euro. Poi pantaloncini per Leo a 2,50 euro. Poi tu dimmi se uno non può non spendere per queste cose qua. Questi invece, che sono un po' più grossi, li ho pagati 8 euro. Ma sono strabelli. Sembrano quelli di Harry Potter perché hanno la saetta, ma in realtà no. Questi, anche questi 8 euro, ma guarda quanto sono fighi con la stampa in rilievo qua. Ok. Poi, sempre a 2,50 euro, questi qua leggerissimi, che tipo per agosto o se mai riusciremo ad andare al mare. Poi ho preso un pigiama con il pantalone lungo di, cos'è? Tippete Tap, che il fondo ce l'ha così, che io adoro, perché così non sale il pantalone, e la maglia è questa. Guarda quanto è dolce sto pigiama. Questo coniglio che ovviamente io staccherò, ma terrò, che attaccherò sul mio diario, 13 euro perché è marcato Disney. Poi, sempre perché è marcato Disney, ho preso di Winnie the Pooh un pigiama a 9 euro. Questo è corto, quindi abbiamo gli shorts. Oh, toccano, vediamo se riesco ad aprirlo. No, è super incollato. Ok. Gli shorts che sono così. Ok. E la maglietta che è così. Ok, per i pezzi. Cioè, è troppo, troppo, troppo carina. Tutte ste mollettine per fissarlo. Poi, ovviamente, potevo non prendere anche un pigiama corto di Harry Potter? Ma assolutamente no. Quindi gli shorts questa volta sono così, a scacchi, bianchi, blu e argento. E la maglia, mamma ragazzi, anche qua mille pinze, e la maglia è così, Hogwarts. Poi, occhiali per Leonardo a 1,50 euro. E altro pigiama lungo, quindi pantalone lungo così a righe bianche e grigie col fondo sempre tipo felpa. E la maglietta, ah, questa si è girata, ma sì. E la maglietta che è così. Questa l'ho pagata. Dove si è finito? A mappare qua. 10 euro. E la prima borsa l'abbiamo fatta andare. Passiamo alla seconda. Altri pantaloncini a 2,50 euro. Una maglietta con le stelline a 3 euro. Poi, mio figlio che canta. Maglietta verde con le piume sempre a 3 euro. Che poi è un verde acqua. Non so se si riesce a vedere, ma va bene, 3 euro. Altra maglietta a 3 euro. Ditemi se uno non può fare incetta di magliette.
Altra, oh, questa è una delle mie preferite. Ha sempre 3 euro. Guarda quanto è bella! Con l'arcobaleno. Poi, altra magliettina. No, scusa, questa è magliettina per Leo. Ha 2 euro. Con il dinosauro. Roar. Calzini per Leonardo. Come se non ci fosse un domani. 5 paia bianchi, 3 euro. 5 paia colorati, 2,50 euro. Direi che così non abbiamo problemi. Poi, maglietta per me. Ah, ma quanto è bello anche questo. Arianna, devi andare da Primark perché c'è Stitch a 8 euro. Cioè, non potevo non prenderla. Maglietta Disney a 6 euro. Opla. Io lo so che con questi striscioni non si vede bene, però guarda quanto è bella. Poi, questa che l'ho pagata 8 euro, Grand Piquette, non so che cosa sia, ma mi piaceva un sacco. Poi, questa, sempre Disney a 6 euro, aspetta che tiro via, mio figlio dirà che canta il vasco, vabbè. Cantando Gali. Ah no. Questa, sempre Disney, ti ho detto 6 euro, sì. Poi, no, adesso non è Gali. Harry Potter. Questa, bellissima, a 6 euro. Cioè, guarda, Hogwarts con il cappello parlante. E per Leonardo, sempre che mi piaceva un sacco perché avendo gli occhi azzurri non potevo non prenderla, a 2,50 euro. Ma quanto fighe sono queste mani. Ah, ultimo pantalone per Leo con le tasche a 8 euro. E per finire, sandaletti. Sandaletti per Leo, militari, 6 euro. Direi fichissimi. Bene, con tutto questo shopping io ho finito. Penso che Primark mi dovrà dare una brandina e anzi mi sono pentita di non aver preso un pigiama che ho visto però quando ormai ero alle casse, perché sai che le casse di Primark sono dei corridoi dove poi ti chiamano e vai. Quando ero lì che aspettavo io mi sono voltato, ho visto la zona pigiami e c'era un bellissimo pigiama di Topolino, pantalone lungo, maglietta a mezze maniche dove Topolino faceva la dab. Bene. Ti saluto perché quel rompipalle di mio figlio mi sta chiamando e vado a vedere se per caso sta cercando di affogarsi da solo nella vasca. Devo togliere tutte queste etichette che è la cosa più noiosa che io trovo dopo aver fatto acquisti, ma non importa, è da fare. Adesso che ho ripreso fiato dopo aver tossito, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!